Sanremo Live. Come il vento allora volo alla radura insieme agli altri bambini. Chi arriva ultimo in porta sai che rottura, dico... Arrivo primo come sempre, allora sono attaccante. Scatto triplo, tiro in porta ed il portiere non può farci niente. Poi da più lontano sento Mario, vieni qua, prendiamo tutto quel che abbiamo e raggiungiamo papà. Mamma, proprio adesso sto tirando un rigore, ma non c'è verso, ce ne andiamo, meglio non polemizzare. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Ma guarda te, la iella proprio a me doveva capitare. 4 giorni su sta barca, intorno ancora solo mare. Ma ti pare giusto, uno va in vacanza per la prima volta. Cari amici di Melito TV, io e Luigina facciamo 2 passi, che ne pensi? Sì, siamo su questo bellissimo lungomare di Sanremo che fa da cornice al festival. E devo dire che questa mattina abbiamo già incontrato un po' di cantanti, adesso ci ristoriamo un attimo per raccontarvi quelle che sono le emozioni. Un festival sembrerebbe pacato, poi adesso c'è la polemica di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Speriamo che tutto vada per il meglio, insomma. Ma secondo me loro hanno già vinto il festival, che comunque la canzone, anche se c'è il plagio, non c'è il plagio, ci piace, loro sono anche dei bei ragazzoni, quindi la passeremo in radio. È una canzone che andrà sicuramente, sì. Allora, noi vi facciamo un po' vedere questo il lungomare, se Dario che dietro le quinte, poi facciamo una bella ripresa anche a Dario, questo è il lungomare dove ci sono i più bei hotel, da quella parte abbiamo l'Hotel Londra che in questo momento ci sono quasi tutti i più importanti artisti, poi abbiamo il Des Anglais, ancora il Morandi, il Miramare, tantissimi artisti che alloggiano qui, certo noi dovremmo scoprire la nostra missione e anche andare a trovare Michel, Favino e Claudio Baglioni. Un alloggeranno. Poi ho anche Sting, dico la verità. So che Sting alloggia a Bordighera, quindi dovremmo farci un salto. Sì, un salto. Vedete questo lungomare bellissimo, la città dei fiori, Sanremo, che questa è la 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Un festival un po' diverso con Claudio Baglioni, l'impronta si sta sentendo e gli ascolti vanno bene. Seconda giornata, un punto in più rispetto all'anno scorso. Sarà questa nuova impronta che piace. Chissà cosa dice Carlo Conti, se l'è presa forse, chissà. Allora ragazzi, noi vi salutiamo, prossimi collegamenti, vi faremo scoprire anche le emozioni da parte delle persone che vengono qui, sia del posto ma anche da molto lontano, anche per un autografo, qualcosa veloce. Un abbraccio da Antonella e da Luigina, a presto. E prossimamente anche da Dario, sta bene, mangia e beve tanti caffè. Sono capaci di sbagliare rotta, che poi a chiamarla barca ci vuole un bel coraggio. Stare in 3 seduti in mezzo metro di spazio e come me gli altri 200 tutti intenti a pregare. Ed io vorrei soltanto alzarmi e palleggiare. Ah, ma se soltanto sposto anche di 1 centimetro il piede, questo davanti si sveglia e inizia a dire che ha sete. Io pure ho sete, fame, sonno e mi fa male la schiena, ma non c'è mica bisogno di fare tutto. Roberta Gianrusso qui al Festival di Sanremo. Ebbene sì. Che cosa ci canterai questa sera? No, io purtroppo, forse per fortuna per chi mi ascolta, non canto, quindi non sono qui. Quindi non ti vedremo in gara tra i big? No, in realtà per la prima volta sto nella parte, diciamo, del backstage, diciamo così, perché sono in veste più che di attrice che di cantante, ma di produttrice. Siamo qui perché abbiamo Mirko e il cane tra le nuove proposte con Stiamo Tutti Bene, per cui prodotto dalla nostra etichetta discografica che è la Phoenix Entertainment, quindi quest'anno sono sotto un'altra veste. Una bella impresa, poi anche un pezzo importante e con un grande coraggio a portarlo al festival. Beh, noi diciamo che abbiamo investito molto su Mirko, è un artista al quale crediamo moltissimo e questo è sicuramente un testo che tocca un tema attualissimo,
Può sembrare forse scontato, può sembrare forse che possa fare della retorica, ma in realtà non vuole essere né questo né fazioso, nel senso che Mirko lo fa con la semplicità e la purezza di un bambino che racconta un po' questa sorta di viaggio, che poi è un viaggio triste, ecco, quindi è un testo forte, però so che è arrivato al pubblico, che è piaciuto molto, e lui ha fatto una grande interpretazione. Poi sicuramente si differenzia un po' da tutto il resto, perché è l'unico cantante in questo caso che non canta fondamentalmente. Sì, recita. Sì, sì, diciamo così, quindi è ancora più difficile per un cantante, perché lui è un cantante, lui ha un album dove canta tutte le canzoni, però lui ha fatto la scelta di portare questo testo perché onestamente, vabbè, io sono di parte, quindi però è un bel testo. Ha emozionato anche Salvatores la sera della, sì, l'ultima sera dove si sceglievano poi i giovani. Sì, no, devo dire che i commenti della giuria sono stati tutti molto positivi. Beh, il più bel complimento in assoluto è stato quello di Gabriele Salvatores, che da regista premio Oscar ha definito la canzone di Mirko un film, e addirittura ha aggiunto che se fosse stato un film avrebbe avuto il piacere di fare la regia di questo film. Poi vabbè, Francesco Facchinetti ha detto che vorrebbe sentirlo su tutte le radio, quello anche noi. Anche Mirko. Questo lo faremo tranquillamente, la nostra radio. Addirittura è scoppiata, diciamo, in un pianto di commozione. Tutti. Ricordo quella sera che anch'io guardavo la puntata, quindi l'emozione c'è stata. Sì, è arrivato sicuramente al pubblico. Poi Mirko è una persona, come vedete, molto, molto, molto semplice. Tra poco avremo anche con lui l'intervista. Sì. Visto che parliamo dei giovani, escludendo lui, quale ti ha colpito o comunque ti piacerebbe fare anche qualche progetto insieme a Mirko? Ci ho già pensato, ma non te lo dico, è top secret. Okay, io ho qualche idea, ma non dico niente, perché secondo me c'è qualcosa nell'aria. Non diciamo nulla, non svegliamo niente. Sì. Noi ti ringraziamo, un saluto ai nostri telespettatori di Melito TV, visto che poi siamo vicini di casa. Sì, perché io vengo dalla Sicilia, voi so che siete calabresi, per cui siamo vicini di casa, insomma, sempre gente del sud. Sì, infatti. Arrivederci. Che ha chiuso gli occhi e non li apre più. È da tre giorni che dorme, che pare non respiri. Non ho mai visto nessuno dormire così tanto. Ho chiesto a mamma e ha detto che era proprio stanco. Boh. Tre giorni fa ne hanno buttati una ventina in mare. Mamma dice che volevano nuotare. Io li sentivo gridare e non sembravano allegri. Ma almeno adesso ho un po' di spazio per i piedi. Cari amici, abbiamo qui con noi Mirko il cane, protagonista di Sanremo, la categoria giovani si chiama? Giovani, pelo, diciamo, no, però insomma. Giovani. Giovani, va bene. Siamo giovani. Saremo giovani. Siamo tutti bene, tu come stai? Io sto bene, non c'è male, dormo poco ma sto bene. Ma io ti seguo, il tuo diario, non si mangia, si dorme poco, tante sigarette, ultima telefonata a mamma, com'è? Quello è il problema, si riesce, almeno a mamma ogni tanto ci riesco a telefonare, ma insomma no, qui c'è una frenesia che però è una bella frenesia, perché c'è sempre da parlare di musica e di cose che mi interessano, quindi ben venga, dormo poco, poi c'è tempo per dormire. Parliamo un po' della tua canzone, Stiamo tutti bene, quindi un bel coraggio portare sia questo tema affrontato spesso e volentieri e anche recitata. Sì, recitata, io la interpreto come una canzone parlata, però sicuramente, anche perché non ho molto a che fare con la recitazione, però sicuramente c'è vicina. Io mi prendo la responsabilità di parlare di un tema simile, pur essendo un giovane o una giovane proposta, torno a ripetere, stavolta senza scherzare, non sono giovanissimo, quindi insomma mi prendo questa responsabilità perché mi piace definirmi un cantautore, e i cantautori che io ho in mente quando dico la parola cantautore l'hanno fatto prima di me, e io voglio seguire le loro orme e prendermi la briga di fare il cantautore.
C'è anche una bella collaborazione, c'è la produzione di Steve Lyon. Assolutamente, Steve è stato un incontro di quelli da sogno, non ve lo devo dire io con chi ha lavorato. Insomma, The Cure, parliamo di Depeche Mode, stiamo parlando di Paul McCartney, insomma tanta roba. Sì, passare da lì a Mirko il cane è stato decisamente... Porta bene. Porta bene, porta bene. No, è stato un incontro prima di tutto umano, perché ci siamo trovati a livello personale, scherzando, parlando di musica e tutt'altro, fino a che non abbiamo deciso di collaborare per questo disco che esce. Esce domani, no? Esce il 9 febbraio. Ne vogliamo un po' parlare, scostiamoci un po' dal festival, a noi Sanremo, parliamo un po' di questo disco, cosa troviamo? 11 tracce, usi tanto l'ironia per raccontare la realtà, perché? Per sdrammatizzarlo o per arrivare ancora meglio un po' alle persone? Non ho grande intenzione di sdrammatizzare, anche perché negli ultimi tempi c'è poco da sdrammatizzare, qui stiamo tutti finendo in un livello più o meno al di sotto della mediocrità. Scherzo io nelle canzoni, faccio ironia, faccio sarcasmo, ma non troppo alla leggera. I temi sono sempre relativi alla nostra superficialità, al fatto di essere legati a cose che proprio non dovrebbero nemmeno esistere, ma sono 11 tracce, ognuna c'è il suo pezzetto di società. Troveremo qualche tour, puoi anticiparci qualcosa? E poi ultima domanda e ti lascio, perché so che la giornata è piena, e se tra i giovani ci potrebbe essere qualche collaborazione, senza che ci anticipi nulla, fra questi giovani di questo festival? Ma assolutamente, io avrei piacere di collaborare con ognuno di loro. Ti dirò che ho stretto un rapporto migliore con Ultimo, con Mudimbi, quindi insomma sicuramente se dovessi immaginare di fare qualcosa insieme, anche di divertente, ti parlerei di loro, ma stimo tutti quanti alla stessa maniera. Bocca al lupo a Mirko il cane, ti lascio il nostro microfono per salutare gli amici telespettatori di Melito TV. Ok. Agli ascoltatori di Melito TV, un saluto da Mirko e il cane. Ciao. Che ha chiuso gli occhi e non li apre più. È da 3 giorni che dorme, che pare non respiri. Non ho mai visto nessuno dormire così tanto. Ho chiesto a mamma e ha detto che era proprio stanco. Boh. 3 giorni fa ne hanno buttati una 20 in mare. Mamma dice che volevano nuotare. Io li sentivo gridare e non sembravano allegri. Ma almeno adesso ho un po' di spazio per i piedi. È il 6° giorno, adesso dorme pure mamma. Un tipo magro qualche fila più in là grida che vede la Madonna. E questa barca adesso puzza di benzina e di morte. Mamma ha detto di non farci caso, di essere forte, di fare il bravo bambino e star seduto qua. Che mamma adesso si addormenta e raggiunge papà. Però piangeva e si sforzava. È importante, ma una soluzione forse non sono io a doverla trovare, nel senso io faccio il cantautore, mi prendo la responsabilità di dire cose che gli altri non vogliono dire, ma poi la soluzione non dipende da me, io ci metto del mio comportandomi secondo quello che credo, ma e cercando di convincere gli altri a farlo. Una soluzione per dire facciamo così e risolviamo non credo esista, purtroppo basterebbe semplicemente riflettere sul fatto che stiamo parlando, quando parlano di perché, da dove, come, quando, chi dovrebbe gestirlo, stiamo parlando sempre di persone che potrebbero essere parenti di ognuno. Perché si sente male, grida, piange e non la smette più. E per 3 giorni si nasconde e non si fa vedere. Ma oggi è un giorno felice che qui è arrivato un pallone e finalmente potrò diventare forte e fare il calciatore, so già palleggiare. Questa sarebbe una bugia, insomma io come tutti gli altri partecipanti sono qui per vincere il Festival di Sanremo, quindi un po' mi è importato. Chi arriva ultimo? Perché Sanremo è Sanremo! Sanremo Live!